dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la nostra autorità apostolica, concediamo che il venerabile servo di Dio, Olinto Marella, presbitero diocesano, pastore secondo il cuore di Cristo, padre dei poveri e difensore dei deboli, d'ora in poi sia chiamato beato e che sia celebrato ogni anno, nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto, il 6 settembre, giorno della sua nascita al cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Marella, che non perse tempo nel fare la carità, e dopo la pandemia della guerra coinvolse tanti, direi quanti più poteva, tutti nel solidum dell'elemosina, mettendosi nel cuore della città, aiutando i bolognesi a capire la loro stessa città e a trovare il cuore. Ha avuto un intelletto d'amore, cioè una carità intelligente e creativa. Il cristiano è chiamato a essere buono, non compiaciuto di sé e approssimativo, ma padre dei poveri, e in quel caso ovviamente l'elemosina è soltanto l'inizio di qualcosa, che gli appartengono i poveri, perché presenza reale di Cristo. Padre Marella prendeva il posto dei poveri per poter dare loro futuro e diceva: non mi interessa il passato dei miei ragazzi, mi interessa il loro futuro. Costruì la città dei ragazzi perché i ragazzi vivessero da uomini nella città e perché questa fosse a misura dei più deboli.